Eccoci qua. Ci siamo in diretta e io come faccio con tutti, lo faccio sempre questa cosa, non che ci sia bisogno, anzi forse con te c'è bisogno perché sei uno e centomila, quindi come faccio con tutti, appunto, presentati, chi è Maurizio Di Girolamo? Chi sono io? Sono un non lo so, oh Madonna, No, sono un imitatore e doppiatore, perché il mestiere svolgo il mestiere del doppiaggio da una decina d'anni, ma faccio l'imitatore da quando sono bambino, adolescente, insomma. Quindi ho cominciato così con le imitazioni, anche, non so, i parenti, e le prime cose, i primi personaggi che si imitano a scuola, i professori, poi vabbè, i personaggi del cinema, Troisi, Benigni, personaggi degli anni 80-90, poi qualche cantante, Pino Daniele, poi vabbè, Troisi, e poi piano piano anche mi sono affacciato al mondo del cabaret e ho affrontato un po', insomma, un po' il palco, cercando anche di imitare i comici che sentivo, che vedevo a Zelig, per esempio. E poi un po' il cinema, e da lì è venuto fuori il doppiaggio. Ho iniziato a imitare i doppiatori e poi mi sono chiesto: ma perché, come Ferruccio Amendola, per esempio? E mi sono chiesto: perché non fare doppiaggio? Perché non utilizzare la mia voce anche per provare a fare doppiaggio e crearne un mestiere? E piano piano ho iniziato, ho fatto un corso di 3 anni, teatro, audizione, tutto quanto, e ho iniziato poi a fare i primi lavori. E ultimamente, negli ultimi anni, con i social ho aperto la mia pagina Facebook, il mio canale YouTube, Instagram, e ho iniziato a fare dei video facendo le imitazioni. E ho visto che comunque divertono, piacciono, e pian piano la cosa è cresciuta. Attualmente sono anche tra gli imitatori di Radio DJ a Ciao Belli, potete ascoltarmi tutti i giorni mentre faccio Ezio Greggio, appunto. E questo un po' è il riassunto condensato di tutto quello che è successo in 30 anni, più o meno. E adesso a memoria non vado, ma il tuo primo video, cioè il tuo primo video che hai caricato, che imitazione era? Il mio primo video in assoluto era su YouTube, ed era almeno 12 anni fa, tipo, ed era un doppiaggio di Rocky 4, dove imitavo Amendola. Anzi, no, forse il primo in assoluto era, precedente a quello, era la scena di Taxi Driver, la famosa: ma dice a me? Con chi stai parlando? Dice a me. Che tra l'altro Ferruccio Era Amendola poco. è uno dei più difficili, tra l'altro, credo, È particolare, molto particolare, anche come sonorità proprio. Evidentemente c'è qualcosa di qualche assonanza nelle mie corde vocali, nella mia voce, non lo so. Pure in realtà, poi studiando doppiaggio, studiando la voce, capisci che è il corpo che suona proprio. Quindi, come metti, non tanto come metti la gola, come metti l'apparato fonatorio, ma come suoni tu, come lo fai suonare. Quindi suona proprio il corpo. Infatti, esiste la voce di testa nasale, di maschera, che è questa parte qui, la voce di petto. In base a come riusciamo a far suonare il corpo, suona anche la Ma tu hai voce, fatto studi anche per le imitazioni oppure solo studi per a livello di doppiaggio? ecco. Più che altro, come imitazioni no, però avendo studiato doppiaggio, avendo studiato come impostare la voce, questo mi ha aiutato successivamente a modificare magari le imitazioni, a migliorarle o ad affrontarne altre che prima magari non riuscivo a fare. Non riuscivo a decifrare, non riuscivo a capire. È molto un lavoro di orecchio, però poi bisogna andarle a riprodurle. Quindi, quando vai a riprodurre il suono, è un autoascolto, come dico io, un'autoequalizzazione. Mentre ascolti, cambi, come se ti fosse un grandissimo mixer e tu cambi costantemente i livelli fino a trovare il suono giusto. E poi quel suono lo devi mantenere. Infatti, le prime volte che poi ripropongo la stessa imitazione, magari ancora un po' acerba, e piano piano matura, proprio, sono alla fine è natura, cioè, matura fino ad arrivare a una tua consapevolezza di quella voce lì, e poi la puoi richiamare quando vuoi. Per esempio, la Massimo Troisi è una voce che faccio da 20 anni almeno. E quindi ormai è richiamabile sempre allo stesso modo e allo stesso Certo. livello, sempre.
Vabbè, qua chiedono subito se possono sentire la voce di Massimo, giusto? Anticipiamo. No, sta cosa, chi si parla, dice l'imitazione, cosa, ma lascia perdere, a me non mi è mai piaciuto questo fatto dell'imitazione, la voce mia è che voglio tenere, non voglio fare, era bella sta diretta su Twitch, cioè io ti sento, però non dovevo, cioè una cosa, però, diciamo, non mi piace questa cosa, se io Vabbè, sapevo perso, chi si mette là, tutte... Non giorisce in mezzo, no, te l'ho anticipato già prima. A me quando fai Massimo Troisi vengono i brividi perché sembra di risentire lui veramente in un modo assurdo, è identico. Esatto. E quindi tornando dicevi prima il doppiaggio e le imitazioni, cioè com'è nata proprio la passione per il doppiaggio? Cioè come ti sei accorto di essere... Cioè, hai sempre avuto questa predisposizione ad imitare? Questo sì, mi sono accorto che piano piano riuscivo a riprodurre, non so, le prime, per esempio, appunto, il primo forse è stato Troisi, poi magari Lino Banfi, Paolo Villaggio, guardando i film, avevo la voglia proprio di riprodurre quella voce, quel carattere e stare anche dietro, stare bene dietro queste maschere, perché poi sono delle maschere che tu indossi e con quella maschera puoi dire quello che vuoi, quello che magari tu non diresti. Ti senti un po' scoperto senza la maschera, e invece, per esempio, se vuoi, a volte mi dico delle cose come con la voce di, mi capita di fare delle sfumature, non so, con Cacioppo, oppure di avere delle sfumature, se proprio non sto facendo il personaggio, anche perché se uno parla normalmente non puoi fare l'imitatore, sennò sarebbe assurdo. Cioè, però hai quelle sfumature che cerchi ogni tanto. E ti è mai capitato di magari accantonare un personaggio che sapevi anche fare bene, proprio tecnicamente, ma perché non ti piaceva proprio il personaggio, sai? Quindi non ti sentivi a tuo agio? Ma quello no, in realtà, perché ogni volta che faccio un personaggio, poi, a meno che non è commissionato, in quel caso lo devi fare per forza, e in quel caso sì, puoi non sentirti a tuo agio, però ogni volta che lo fai, poi, anche quando ne impari uno nuovo, entra a far parte di te, quindi non, è difficile che ci sia un personaggio col quale non mi sento a mio agio, cioè diventa poi parte di me, come si dice, cammina insieme a me, cioè non... Diventa tuo, quindi se non ti piace il personaggio, non lo fai. Io dico, cioè, non, a meno che non sei obbligato a farlo, non lo fai. Comunque, a livello professionale lo affronti allo stesso modo se non è, se è commissionato, per carità. Però non è mai la stessa cosa. Poi può piacerti anche, dimmi di più. Sì. No, no, chiedono se pensi sia una dote innata. Saper imitare l'imitazione. Si può fare, si può provare a fare, chiunque può farlo, secondo me. Però magari c'è chi è più portato, chi ha più orecchio e chi magari ha un po' meno orecchio, però anche quello secondo me è allenabile, è tutto allenabile. Poi c'è quello che subito è pronto a farlo e recepisce e chi magari ci mette un po' di più, però secondo me sarà innata e magari la facilità con la quale si affronta la cosa. Però secondo me si può imparare anche. Ok, e tu, vabbè, come hai detto prima, tra l'altro lavori anche in radio e tutto. Sì. Dov'è appunto tra la radio, tra la sala di doppiaggio, il palco di un teatro, eccetera, eccetera, che ti senti più a tuo agio? Cioè, quale tra queste cose ti piace di più? Dipende, in sala di doppiaggio mi sento a mio agio perché comunque anche lì ricopro un altro ruolo, anche se utilizzo la mia voce, anche se lì a volte succedono delle sfumature, succede che devo fare delle sfumature, per esempio invecchiare la voce, ringiovanirla, e in quell'ambiente comunque mi sento a mio agio, l'ho capito dall'inizio, da quando facevo questo corso qui, ho capito che stavo bene in quell'ambito lì. Invece in radio, indossando queste maschere delle imitazioni, o magari anche sul web, non so, ho un altro tipo di sentirmi a mio agio, nel senso è diverso Sì. l'ambiente, e in quell'altro ambiente mi sento a mio agio in un altro modo, ecco, così.
ma Non so poi se. in radio c'è più libertà rispetto magari alla TV o a cose del genere, oppure c'è anche lì un copione o qualcosa? Sì, è più a braccio. È più. Sì, c'è un copione, però è più. Sei più libero sicuramente come tempi, anche se anche in radio ci sono tempi stretti, per carità. Però c'è un po' più di libertà, secondo me. E poi ti volevo fare una domanda sulla tua esperienza a Tu sì che vale, se non mi ricordo quanti anni fa, ricordami tu. Dovrebbe essere stato il 2017. Mi ricordo infatti 3-4 anni fa, cose del genere. E sinceramente mi sono sempre chiesto che esibizione abbiano visto poi i giudici di allora, perché cioè, a me e poi vabbè anche al pubblico, perché se non mi ricordo male è il 99%, giusto? Una cosa del genere. 96, 96, 96. insomma, tipo voto sì, e invece i giudici un po' questa sì, questa no, ma io ancora non me lo spiego. Cioè, secondo te, che cosa non li convinse di quella cosa? Probabilmente, allora io mentre mi esibivo sentivo bene il pubblico, cioè lo sentivo, capivo che stava, cioè avvertivo che stava capendo il pubblico. Certo. È strano che loro non abbiano capito. Allo stesso modo non abbiano capito invece, perché sembra quasi che sia stato un po' velocizzato, cioè una carrellata di personaggi. Io poi ho cercato di metterne, come dici tu, sono tanti, ho cercato di metterne un po', non troppi, se no sarei dovuto andare ancora più veloce. Quindi Certo. meno cose dici, meno tempo stai a imitare, il personaggio, meno chi ti ascolta per la prima volta capisce. Al di là della di quanto sia stata, di quanto sia precisa o no quell'imitazione che stai facendo, comunque ci va un attimo probabilmente è stato quello, non hanno capito abbastanza, non hanno compreso abbastanza cioè sono stato troppo veloce sostanzialmente, può darsi che sia stato quello, oppure non li ha colpiti Ma io penso, come sinceramente, si credo, dice. cioè, credo sia l'unica cosa il fatto che magari era un po' troppo veloce, perché altrimenti non si spiega, sinceramente, proprio perché alla fine, tra l'altro, hai fatto anche quelli che a mio avviso ti riescono meglio, anzi ne hai lasciati fuori pure alcuni, tipo Ferruccio Amendola, per esempio, ne hai lasciati fuori pure molti. Ma credo che Ferruccio Amendola non l'avrebbero compreso, l'avrebbero compreso ancora meno, perché devi Sì, andare a è pensare, lento, sì. okay, quella è la voce italiana di Stallone, sì, è vero, Sì. somiglia, per dire, non so. Quindi magari la cosa strana è che per il pubblico è stato immediato, mentre per loro ci voleva un altro tipo di esibizione, quello che non allo stesso tempo, cioè Sì, infatti. mistero, mistero. Oppure, Vabbè. non lo so. E, ma tu alla fine hai mai contato quanti personaggi riesci ad imitare? Avevo fatto un conto un po' di tempo fa, per esigenze lavorative, adesso almeno sopra i 35, credo. Non so se siamo a 40, ma potrebbe E essere. come selezioni poi i personaggi da imitare? Cioè, ti capita di vederli così e dici, ah, questo magari mi piace, oppure. Sì, per esempio, anni fa ho sempre avuto la voglia cioè mi deve piacere, mi piace, ho voglia di imitare quel personaggio, magari volevo imitare Sgarbi e non riuscivo, oppure come mi sarebbe sempre piaciuto imitare Ezio Greggio, perché mi piace proprio come personaggio Ezio Greggio, ma non pensavo di riuscirci, e invece poi provando e riprovando, ma neanche tanto, poi perché poi magari. La accenni, poi la lasci, la accantoni quella voce lì, poi la riprendi dopo anni, la migliori. Per esempio, Ezio Greggio l'avevo migliorato Secondo te? anni fa quando facevo una web radio con un collega, facevamo queste dirette live dove io avevo questo personaggio che era un venditore, faceva Ezio Greggio, il classico Ezio Greggio del drive-in, e piano piano è cresciuto come personaggio. E adesso, quando l'ho ripreso a Radio DJ, adesso risente di quel lavoro lì, quindi è un po' una cosa che si protrae anche per anni. Oppure ci sono alcuni che sono immediati, tipo Morgan, volevo farlo, l'ho fatto, e neanche quello pensavo di non riuscirci. Poi magari mi metto lì e piano piano, quando vedo che esce fuori, è come una scultura, dico, cavolo. Sta uscendo fuori veramente, no? Ti stupisci. No, perché più che altro ho sempre pensato che tra i tanti personaggi che imiti, sarà una mia svista, correggimi se sbaglio,
raramente o quasi mai ha imitato personaggi del mondo del calcio, giusto? Esatto, perché non seguo il calcio e Ok. quindi difficilmente tipo facevo Zoff, facevo, avevo provato a fare Del Piero, cioè proprio cose molto... Pizzul era uno Ah, che... beh, pizza. Pizzul, per carità. Però come calciatori e allenatori no, esatto, perché Infatti mi sono non sempre seguo. chiesto perché alla fine gli imitatori poi vanno molto su quel mondo. E mi sono Sì. sempre chiesto perché tu non avessi mai fatto una cosa del genere, perché non lo segui. Esatto, sì, non Ah, essendo ok. appassionato non sono portato a... cioè non piacendomi sostanzialmente non Esatto. sono portato a cercarli. Poi se devo fare una cosa commissionata, allora per esempio ultimamente avevo fatto un'imitazione di Federico Fellini, che mi era stata commissionata, che era un personaggio al quale io non avrei mai pensato di... e nemmeno di farne l'imitazione. Invece poi mi sono accorto che è possibile anche quello. Non pensavo di averlo nelle corde, cioè sono personaggi che Certo. non ti rendi conto di poter avere, invece poi. E quella è E anche una sorpresa. vabbè, certo, anche per te. E qual è il personaggio che secondo te ti riesce meglio? Ma vabbè, prima di tutto a questo punto Massimo Troisi, Vabbè, certo. verità. E ultimamente anche per quanto lo sto imitando anche Ezio Greggio, devo dire. È vero, sì, sono abbastanza. Benigni, anche Benigni, ci sono, ce ne sono diversi in realtà, a modo loro ce ne sono Sì. diversi. E Non quello che invece ti piace di più, ti diverti di più ad imitare? so. Mi diverto di più. È difficile anche questo. Vabbè, Morgan per certi versi, perché è particolare, vabbè, è un personaggio Ah, assurdo. beh, certo. È un... E Quindi... quello invece è più Ma perché difficile. mi fai queste domande? Allora, Alessandro, cioè, vedi... E infatti hanno chiesto se possiamo sentire un dove buco. O che succede? Che succede? Perché siamo in diretta. Bugo! Non c'è. Va bene, non importa. Allora, facciamo un pezzo particolare. Allora, tu batti due quarti, io batto tre quarti, facciamo un do maggiore settima, facciamo un pezzo nuovo. Lo scriviamo, lo mettiamo, lo registriamo adesso live e lo metto nel disco. Domani nel disco, via. Un attimo, Morgan, cioè, va bene, sai che lui... E quindi, cioè, quello più difficile da imitare invece, sai quello magari dove fatichi proprio o a livello di voce o a livello di... Insomma, quello più difficile. quello più difficile, magari per il controllo vocale che ci vuole, Valentino Rossi, per esempio, che non mi viene sempre alla perfezione. A volte è molto particolare, molto mediosa la voce, molto acuta. Adesso ci provo, non so se... Vai, vai. Non so se sì, ci provo, ma a volte succede che se non lo prendi tanto alto, succede che non ci stai dentro. Cioè, dipende perché... sai che lui ha tutte queste... Non Sì. è... Quindi devi stare molto, molto acuto. Sì, sostanzialmente va bene. Siamo in diretta? Sì. E anche qui, per esempio, anche Valentino Rossi è, come ti dicevo prima, fuori dalla diretta, cioè, molto caratterizzato anche dal dialetto. Come Sì. fai a trovare per ogni personaggio Massimo Troisi, per dire Massimo Troisi è uguale anche nell'accento, e tu, per chi non lo sapesse, sei di Torino, cioè sei nato a Torino. Quindi... Però sono in parte di origine sì, napoletana, me lo ma dicevi prima. dicevo, non ho mai parlato, quindi più che altro l'ho ascoltato, sono le canzoni di Pino Daniele, l'ho ascoltato sentendo Troisi o tutti gli altri attori napoletani. Però anche lì a questo punto è un come il romano, come il romanesco, Verdone, De Sica, tutti gli altri personaggi, oppure il toscano, è un fatto di musicalità. Impari quella musica e poi la trasferisci sul personaggio, probabilmente. Quindi, per esempio, se io adesso ti dovessi parlare senza fare nessun personaggio, ti parlo toscano, ti parlo così. Se ti parlo napoletano, ti parlo in questo modo qua. Sembra un po' Cannavacciuolo, però, cioè, per dire. Se parlo romanesco, ti parlo così. Cioè, non è che è un fatto di musicalità, capisci? Quindi è ascolto anche molto. Esatto, è molto ascolto, come quando tu impari una canzone con il tuo strumento, non solo impari le note, impari anche come si dice, il carattere
carattere del brano e quindi è quello poi ti rimane, cioè lo fai anche tuo, però impari proprio la musicalità, che non è altro che quello, altro che, non proprio note musicali, ma come si dice, non so neanche definirlo, nel senso, è musica comunque, cioè è suono. Certo. E Sì. poi quando, tipo per esempio, no, adesso prendo Morgan, no? Vedi Morgan, ti capita di sentirlo e appunto pensi, questo potrei imitarlo, potrebbe riuscirmi bene. Come funziona poi? Come inizi a provarci? E quanto studio c'è? Quanta pratica? Cioè, come funziona un personaggio che non hai mai sentito da imitarlo da zero, volta per volta? Cioè, come... Ma è un fatto di, come dicevo prima, di autoascolto continuo. Tu magari la prima volta magari non sai dove c'è questa voce, non so dove, qual è il primo, dove posso iniziare, dove posso iniziare. E magari un appiglio potrebbe essere a volte, non sempre, una voce che io già imitavo. Quindi, per esempio, quando mi è successo di imitare Egidio Massari, ho notato. All'inizio dicevo, ma dove parto? Dove parto? E cercavo la sua voce, cercavo di riprodurla. Poi ho pensato, somiglia molto alla voce di Pizzul, di Bruno Pizzul. Allora da lì ho preso l'imitazione di Bruno Pizzul e insomma, l'ho cambiata cercando la voce di Massari. E ho trovato la chiave. A volte succede così. A volte invece devi provare a. Magari a volte registrandoti, a volte semplicemente ascoltandoti, difficilmente mi registro, mi ascolto e cerco di piano piano di farla mia. È come se la voce ti entrasse nel corpo e cominciasse a suonare con te, come dicevo prima, il corpo che suona. Quindi, poi la sposti, la modelli, è un fatto di, ci vogliono, non so, 3 settimane. Poi, quando più o meno hai idea della voce che o quando la richiami riesci a riprodurla sempre, vuol dire che piano piano si sta insinuando, cioè sta diventando tua, e poi si aggiungono tutte le altre cose di cui ti accorgi dopo, magari difetti di pronuncia, ti accorgi che ha la S un po' sibilante, magari o altre cose, e piano piano aggiungi dettagli sempre di più fino a trovare la voce perfetta o quello che tu ritieni che sia l'imitazione finita, ecco. E poi si aggiungono anche altre cose, però magari mentre lo fai ti accorgi che ha il carattere, dice, cioè ha un certo tipo di carattere, è l'anima del personaggio, ecco. Per esempio, per Troisi ormai mi accorgo che magari improvvisando riesco a dire cose come se qualcuno mi ha detto, come se pensasse proprio a Troisi, Sì, che è vero. assurdo, con qualità, non voglio perché offendere la memoria di Massimo, però probabilmente è portato dall'anima del personaggio, cioè la furia di farlo, ma pensi come lui. Certo. E infatti poi dopo, anticipo quello che avevo detto prima, ti farò un paio di domande e risponderai come se dovesse rispondere Troisi. Però intanto Green Thumb chiede, non penso tu lo conosca perché è un personaggio molto popolare. Nelle nostre zone, ti dicevo, sono di Salerno, quindi in Campania è molto popolare. Peppe Fetish, non penso tu lo conosca. Ah, beh, Ah, sì, lo conosci? Come certo. no? Ah, ok, perfetto. Ah, non pensavo, non pensavo. Ah, quindi è famoso al di là dei confini campani. Ah, ok. Quindi arriva in tutta Italia, perfetto. E no, niente, lui venerdì proprio è venuto qua, abbiamo fatto una diretta con lui. E niente, ha chiesto a questo ragazzo, Green Thumb, se riesce ad imitarlo, Peppe Fetish. Non so se ti ricordi la sua voce, se non te la ricordi, te la faccio sentire io. Sì, Ok, te la faccio grazie. sentire. Così vediamo anche il discorso che ti facevo prima Proviamo. di vedere un personaggio imitato per la prima volta come esce, appunto. Cosa succede? Sì. Esatto. Adesso io sono dei vocali che... Un attimo, non mi ricordo. Ciao Alessandro, per me va bene, però io non ce l'ho questo social che hai detto tu, io ho solo Instagram o Facebook. Ok, questa qua è Pepe Fetish. Se riesco a trovare qualche altra cosa, intanto. Però me lo conoscevo, quindi più o meno non ho Ok. mai provato a imitare. No, in realtà, quando
qualcosina avevo provato a fare, quindi Aspetta, se c'è questo video anche. Ah, ecco, aspetta, forse sì. Sto vedendo un video del suo. Vabbè, questo è un video suo sul suo profilo Instagram. disturbi del comportamento. Accetti la richiesta per fare la diretta? No, non posso accettare richieste perché ho detto giusto un poco, poi devo andare perché mi sta aspettando il mio socio. Vabbè, che è il socio. Senti che ha una voce molto Sì. bassa lui, a parte che quindi bisogna partire, poi molto, come si dice, culturale, quindi Ah, beh. anche molto nasale, molto stretta, senti come lo già stringo, lui poi ha delle basse molto forti Sì, sì, sì. alle quali io non arrivo in questo momento, dovrei avere la voce un po' Sì, provata, è un tenore. come quando faccio Alessandro Rossi. Che ho la voce quando la voce provata è bassa ed riesce molto meglio. La voce così, e poi Esatto. sibilando, S così, molto come se fossi, immaginassi come se stessi parlando dentro un tubo. Quindi immagino questa bocca molto, mi viene di fare questo per trovarlo. Una voce molto così, molto, adesso non mi ricordo, non ho ben presente la sua mimica facciale più o meno. Però so che parla molto così. Credo che parla. Quindi è difficile riuscire a imitare un personaggio ascoltandolo solo, cioè devi guardarlo, devi vedere tutto, insomma. Ma io mi baso molto sulla voce. Mi accorgo, in realtà è una cosa strana, mi accorgo che poi quando la voce è finita, è fatta, tutto quanto, quando faccio i video la gente mi dice anche la mimica facciale, modifichi anche la mimica facciale in base al Beh. personaggio, cosa che io mentre lo faccio non mi accorgo di fare, Ah, perché io lo sai probabilmente. dove l'ho notato proprio molto con De Sica. Esatto. Sì, per esempio, dove sia. Ah, vedi, perché cosa succede? È molto nasale, quindi tu devi fare questa cosa, cioè ce l'hai in alto, vedi com'è? Come dire in alto? Ah, molto nasale. Anche il suo coraggio ha un non so che, molto di qua, questa parte, quindi. Anche il respiro è diverso. De Luca, per esempio, che fa tutto. Vedi, c'è la mandibola in avanti, cioè, questo respiro. E riprendi senza volerlo il suo corpo, perché poi è un gioco a far vibrare il proprio corpo. Cioè, De Sica, il viso di De Sica è diverso dal mio, quindi io Certo. dovrò comunque modificarlo per poter suonare similmente a lui, non uguale, perché non può essere. Anche a livello osseo, proprio qua andiamo a livello anatomico, anche a livello osseo siamo diversi e quindi non potrò mai vibrare allo stesso livello. Te lo insegna molto il microfono, perché comunque il microfono anche a doppiaggio riprende in maniera perfetta le sonorità, più del nostro orecchio. E quindi ti rendi conto anche lì che quando l'imitazione non è precisa, si sente. Magari non si sente a orecchio, ma si sente a microfono, perché il microfono prende vibrazioni che il nostro orecchio magari prende in maniera diversa o non prende proprio, ecco. Chiedono se puoi imitare un secondo Giordano, Mario Giordano. Mario Giordano, l'ho fatto una volta, non me lo ricordo benissimo. No, una sola volta l'hai fatto, se mi ricordavo di più. Credevo una volta sola, adesso non mi ricordo, credo, potrebbe essere così. Adesso non me lo ricordo. Anche atipica, tra l'altro, perché diciamo Molto che. di testa! Sì. È la seconda volta che lo faccio. Sono molto legato a Mario Giordano, devo dire, a questo punto. E intanto, appunto, un mio amico ha scritto. Ma questo è. Il mio amico in chat ha scritto che questo qui è molto simile alla voce che ti ho fatto sentire prima che partissimo. Sì. E che infatti è molto simile, come ti È dicevo, vero, è vero. acuta. Sì. E la cosa poi ti dicevo che mi ha sempre stupito, a parte la quantità di personaggi, ma che riesce ad imitare anche personaggi che. Di caratteristico hanno poco o niente, perché per esempio Ficarra e Picone, a parte il dialetto, sono voci normalissime. Sì, soprattutto Picone, perché Ficarra è quello che urla di più proprio, c'è, Esatto. capito? Poi palermitano proprio. Invece Picone, infatti, è una voce particolare, molto particolare. E ti devo dire, mi riesce di più Picone che Ficarra, perché Ficarra, ecco, è una di quelle voci che non sempre riesco a prendere al 100%.
o che comunque sto ancora cercando di capire dove mettere, cioè sono ancora, e non è al 100%. Invece Picone ormai è codificata, cioè è richiamabile tranquillamente come una suoneria. Cioè. Quindi tranquillamente, non ci sono problemi, senti molto in alto così. E ti risulta più difficile poi trovare la voce giusta per questi qui che hanno poco di caratteristico, perché per esempio Giordano è molto Sì, molto caratterizzato da questi caratteristico. toni acuti e tutto, invece Picone è più normale, tra virgolette. Sì, probabilmente è più normale, però sono riuscito a prenderlo al 100%, quindi non, a volte non so spiegare come mai, può darsi che sia un livello di somiglianza, di facilità di assonanza, ce l'hai nelle corde, si dice in gergo. Può darsi che sia quello, come anche Troisi, per esempio. Basta solo modificare un po' probabilmente penso che sia quello, perché anche chitarra comunque non è difficile da imitare, ma c'è qualcosa adesso esagero, nello spettro sonoro che non è preciso. Cioè, sempre un po'. Probabilmente è un fatto sonoro, un fatto Ma tu poi dicevi prima che non ti Esatto, registri, ti ascolti e basta. Però esatto, non è quella. Vabbè, il più esperto sulla voce sei tu, quindi a questo punto te lo chiedo. È vera quella cosa che noi la nostra voce la sentiamo in modo diverso da come la sentono gli altri? Ok. esatto. Sì, perché comunque la emetti in maniera diversa, perché è particolare questa cosa. Tu mentre stai parlando vibri anche tu, quindi probabilmente te la senti più vibrante, con più basse magari, te la senti diversamente rispetto al suono che va a colpire quello che hai di fronte a te, quindi l'ascoltatore. Penso che sia questo. E tu come fai? Ti confronti con qualcuno magari quando. E in realtà no, no, probabilmente a orecchio riesco a uscire e andare dall'altra parte, non lo so. Probabilmente un fatto di mi estraneo dalla mia voce, cioè riesco a portarmi fuori ad ascoltare, autoascoltare quello che sto facendo, perché difficilmente mi registro, l'avrò fatto un paio di volte, cioè, è tutta una questione a questo punto, se la percezione è errata, tutto quello che per me è giusto, per gli altri dovrebbe essere Esatto, per sbagliato. questo. Quindi è assurdo, assurdo, però probabilmente inconsciamente riesco a portarmi fuori e a ascoltarmi come se fossi un'altra persona. Ok, ti è mai capitato di accantonare dei personaggi anche se ti riuscivano più o meno bene per un qualche motivo, qualcosa che non riuscivi a imitare perfettamente, qualche tratto? Ma in realtà può darsi che lungo la strada ci siano stati dei personaggi che poi non ho più imitato. Non so, mi ricordo che uno dei primi era Ramazzotti, Eros Ramazzotti, poi l'ho completamente accantonato, non l'ho mai più imitato, mai più voluto imitare. Magari se lo riprendessi, per esempio, potrebbe essere una nuova imitazione, però è stato uno dei primi. Non so perché, magari non mi interessava più, perché è molto legato all'interesse. Certo. Il fatto che ti piace la voce, ti piace il personaggio, ti piace vestire i panni di quel carattere lì. E poi quanto è difficile invece imitare? Perché in chat hanno scritto Lino Banfi. Quanto è difficile pure imitare personaggi magari tipo Lino Banfi, non tanto il giovane quanto quello di adesso. Quanto è difficile per te riuscire a Esatto. fare perfettamente, perché alla fine è uguale, voci che in realtà hanno anni e anni più di te? Quello è Se ce lo puoi fare anche un attimo, Lino Banfi, perché il ragazzo ha chiesto, ok. Allora, se parti da giovane, giustamente, anche questa cosa di No Baffi, che vedi che si diventa più anziano, che cosa succede nella voce? Anzi, faccio tutto l'iter parlando, insomma, normalmente piano piano succede questo, che diventa sempre più vecchio, si cambia, si va qui in alto, senti come diventa più cupo, si incupisce, anche se la pronuncia sembra la stessa, però si incupisce completamente, anche la S cambia, si diventa tutto più come si ovatteto, no? E
questo personaggio è, cioè, è fatto di invecchiare, è fatto di invecchiare le voci. Lo faccio anche a doppiaggio spesso quando devo fare magari voci che hanno 50 anni, personaggi che hanno 50, 60, mi è capitato di fare. Invecchi la voce e diventa una voce più anziana, senti come si appesantisce, si appesantisce la S, si appesantisce diventa più catarrosa, più rocca, il collo, vedi come si piega anche per riuscire ad appiattire, a schiacciare questo suono, a rotondarlo. Mi sono perso la domanda. No, quanto è difficile imitare personaggi vecchi, diciamo così. Sì, più che altro ma non è poi difficile alla fine, non ho trovato difficile, utilizzando questo espediente di schiacciare la voce, di arrocchirla, arrotondarla, alla fine parti dalla voce standard del personaggio per carità, poi devi ascoltarti il personaggio come parla quando è anziano, ovviamente. Certo. Rino Banfi, ho creato questa imitazione di Rino Banfi anziano anche lì sempre in radio anni fa, dovevamo fare Oronzo Canà anziano, come sarebbe stato Oronzo Canà negli anni 2000, e ne è nata l'esigenza di invecchiarlo. All'inizio, non era come lo faccio adesso, era un po' tutto arroccato, così, era diverso. Era il tentativo di invecchiare proprio, di invecchiare la voce. Quando tu cerchi di fare una voce più, di invecchiarti, fai questo, cerchi di, come si dice, di fare una voce rocca. In realtà poi, piano piano, ho capito che, ascoltando il mio Banfi anziano, ho capito che era una voce diversa proprio. C'era Lino Banfi, ma era una voce diversa da quando lui era giovane, completamente diversa. Sono due voci distinte nello stesso personaggio. Uno è questo e uno è questo. E il personaggio invece che hai dovuto studiare di più per imitarlo, cioè nel senso per poterlo imitare, cioè nel senso che ti sei dovuto mettere lì, provare, riprovare, quello insomma con cui ti è servito più studio. Quello per cui si è avuto più studio ultimamente è stato proprio Federico Fellini, perché non riuscivo a trovarlo all'inizio, non riuscivo a capire dove trovare questa voce, una voce mediosa. Adesso, per esempio, parla molto così, lui parlava così, anche difetti di pronuncia, proprio il modo di parlare. Sono partito anche dal modo di parlare, ha richiesto un po' di tempo, insomma, soprattutto anche il fatto poi di, magari tu lo provi un paio di giorni, poi lo richiami, provi a rifarlo e non ti riesce, allora capisci che lo stai perdendo, non ti ricordi più come lo facevi. Secondo me. Infatti in quel caso mi sono registrato per capire come riuscivo a migliorarlo, se riuscivo a migliorarlo, se riuscivo a tenerlo. E essendo una voce che è stata commissionata e non mi rivelerò poi più avanti da chi mi è stata commissionata, comunque non riuscivo a, stavo dicendo, cioè non capivo che non riuscivo a tenerla e quindi Perdonami un dovevo attimo, ricordarmelo. Prego. voglio ringraziare Quellag per il ride. Saluto tutti i ragazzi che ci hanno raggiunto. E se qualcuno vuole scrivere qualcuno dei personaggi che sa imitare Maurizio per farlo in diretta, fatelo, insomma, potete. Salutiamo tutti gli ascoltatori che sono E infatti scrivono De Facundo Sica, che Lupo. prima avevano avuto un assaggio di De Sica, e quindi. No, ma lo fa. Ma come adesso fare imitazione, poi devo andare a fare pagliata adesso. Cioè facendo sul forno, come fa? Aspetta, ma poi io non. No, scusa. Beh, vabbè, poi quando De Sica entra è difficile cacciarlo Esatto. fuori. Non mi ricordo, ricordami tu, perché ti ripeto, ne fai talmente tanti che si perde il conto. Boldi l'hai mai fatto? Sì. E Boldi ho provato a farlo, ma non mi è mai riuscito alla perfezione. Ecco, vedi, mi ha ricordato Boldi, per esempio, un personaggio che ho abbandonato, cerco di farlo, lo accenno, però poi a parte il tachicardia, cioè non è entrato, probabilmente non è uno di quei personaggi che
che ho voglia di fare, oppure non lo so, è qualcosa che non riesco a trovare ancora. Probabilmente non riesco ancora a trovare, poi magari può darsi che riuscirò. Dicono pure Enzo Salvi, visto che ormai siamo entrati nella cosa dei cinepanettoni, appunto. Marcina Paretta la chicco. Ah, Maria con me sei. Ma che siamo in diretta? Alessia, ma quanta gente c'è? Mamma mia! Poi parte su Esatto. volo. E invece non ti è, non imiti quasi mai personaggi dell'altro sesso, ok? Quindi personaggi femminili. Esatto. È Sì, parecchio sì, sì. difficile, oppure sai, magari la tua voce, non ti senti a tuo agio. Ma probabilmente è un fatto di difficoltà, non mi viene di farli, non riesco, non lo so, cioè, probabilmente non sono portato a farli, non c'è nulla che mi porta a cercare voci femminili, per esempio c'è chi imita la Vanoni, che ecco già una voce che è un po' più facile per gli uomini, secondo me, vabbè, la Sì. De Vabbè, Filippi, quella... De Filippi. Sembra facile, ma non lo è. La De Filippi no, infatti, tra l'altro non l'hai mai fatto, perché altrimenti avresti potuto portarla là, sì che vale. Esatto. Una voce anche difficilissima. Vabbè, però torniamo alle voci maschili. È Gerry Scotti, che non riesco ancora a decifrare. Molto, molto particolare. Mi hanno anche chiesto di provare a farla, ma ancora non riesco. Però come voci femminili, probabilmente non ne ho interesse, come il calcio alla fine. Esatto, infatti prima hanno chiesto Ibrahimovic, ma non ti ho detto proprio perché immagino non. E Ibrahimovic anche sì, esatto. Facevo un po' Balotelli, per esempio. Se vuoi faccio Balotelli, non è un problema, dai. Ci vuole poco? Secondo me sai chi ti potrebbe riuscire bene? Spalletti. Potrebbe essere. Perché poi è Dovrei molto andare a facile ascoltare. perché c'ha quella parlata molto così, molto lenta e ritmata, quindi è molto caratteristico e secondo me ti potrebbe riuscire benissimo. Oppure Conte allenatore, che diceva questa parlata, senti che aveva un Esatto. po' questa leggera, però lo sto sbagliando perché ancora non sto Sì, cominciando, infatti. diciamo. Però anche la parlata salentina, anche lì entra in gioco la cadenza salentina, che è diversa da quella pugliese, quindi... Allegri pure, Allegri, cioè sono. Sì. Che secondo me poi ti apri a un mondo perché sono alla fine. Se vai a vedere chi fa le imitazioni, secondo me sei l'unico che non fa nessun calciatore o persone del mio allenatore o cose del genere, perché veramente fanno. Cioè, quasi tutti non vanno solo su quello, ma almeno qualche personaggio ce l'hanno, insomma. Invece tu riesci ad imitare benissimo tutti. Ma non del mondo del calcio, cioè nel senso se vedessi un paio di gente secondo me caratteristica, tipo appunto questi qui, secondo me verrebbero perfetti. Ti Dice sì, mi mettessi a fare potrebbero venire veramente perfetti. anche l'ultimo che hai nominato, Toscano Allegri, Allegri, ecco, sì. che lo imitava bene Leonardo Fiaschi, non so se lo Ah, sì, lo conosci, conosco, sì. Certo, e lui lo fa benissimo, poi lui è anche toscano, quindi viene un po' più semplice. sì, facevo questa cosa qui, no? Ah, sì. Io adesso riprendo quello che lui faceva, quindi faccio un'imitazione di un'imitazione. Chiedono se puoi imitare Bombolo. Bombolo se può fare. Chi è che lo chiede? Lo saluto. Allora dice, ma che te sa fare? Dirette su Twitch? Perché in pozzo? No, non puoi. Ma questo non si può fare. Adesso Bombolo va fatto con Thomas Milian. Esatto, Cioè. certo. E tutte e due come fanno? Siamo in diretta. Alessà, che si fa? Ma te vedo, c'è questa immagine bloccata che non si vede niente. E a questo punto ti volevo chiedere di giusto un paio di domande e di rispondere come farebbe Massimo. Mamma mia, lo preparo perché... Allora, ti chiedo, a questo punto mi rivolgo direttamente a Massimo e chiedo Ok. innanzitutto se puoi salutare tutti e poi che ne pensi della situazione politica attuale italiana, visto che poi lui si interessava molto anche alla politica con Andreotti. Saluto tutti, no? Perché è giusta una cosa... Tutti quanti che... La diretta, no? Dove siamo qua? Su Twitch. Twitch, già un nome strano, cioè, ci vorremmo su Twitch, proprio, su di cappino, poi allora facciamo
un bet, diciamo, una bolle su Twitch, no, per carità, non ciò dice appena, non ciò fa sapere, capo, chi è già, saluto tutto, e la politica, politica, infatti che non mi sono più interessato, fatta la politica a me, cioè, che stava il mondo di Andreotti, poi già stavano i politici, ci stava gente che sapeva qualcosa, cioè, non... Se va Gabriele sta Conte, sta quello che fa la diretta, cosa, la gente si mette su Facebook, no? Si mette su Instagram, va nella... Che è politica, chi? No, è una... fa l'influencer, fa prima, no? Cioè, a questo punto qua, si mette loro, fa... Grazie a Dio. Va, no, il Parlamento va chiuso proprio, gli è che ha chiuso qua. Alessà, cioè, non ci metti in mare, cioè, scimità. Piaci, io facessi tutto questo logo con coppia, tutte cose, e cominciamo da capo, facciamo uno solo che governa, uno. E dell'Italia divisa in zone gialla, rossa. Gialla e rossa. All'inizio proprio tutto un fatto Covid, mamma mia, cioè, la mascherina e cose. Mettete la mascherina perché è importante, no? Continuiamo con questa cosa, non veniamo più. Carità, io sono buono, però. Che zona siamo? Non lo so, rosso? No, arancio, questo punto qua dice che. Facciamo, verde, azzurrino, non lo so. Azzurra Napoli, allora se, da domani, Campania, Napoli, zona blu cobalto, che è più bella, E insomma. l'ultima domandina per Massimo, come secondo te, come avrebbe reagito alla morte di Maradona? Massimo. La morte di? Maradona. Quando è successo? Morto di mamma, carità, sto pazziano, ma sta tranquillo, cioè, non, sta a fianco a me, ma la tua sta buono, cioè. Ieri si è messo con il pallone, giochiamo insieme, no? Io non sapevo, manco mi ha messo in porta, mi ha tirato certi passi, mi ha fatto certe cose, arriva la Madonna, e ma che sta facendo? Sta succedendo, cago, sto pallone, basta, e altri... Per carità, Maria, stai Maradona. Allora, stai Maradona, può fare, tranquillo, per carità. Ce l'ho detto già a Gesù, tutto qua. E allora, per carità. Ti confermo quello che ti avevano già detto, che rispondi veramente come avrebbe risposto lui, probabilmente. Ed è questo che secondo me ti fa fa diventare questa imitazione, secondo me, la migliore tua. Perché diventi proprio lui, e questo è il punto. È stranissimo, poi ti rendi conto di... Sì. Ti rendi conto di dopo, no? Di aver pensato come lui. Esatto. Io ho virato dalla tua domanda, cos'è, della morte di Maradona, e ho creato Esatto, Maradona ma come benissimo. l'avrebbe fatto lui, perché veramente anche lui riteneva queste cose, anche nello sketch, il dialogo con Dio, tutte queste cose qua, quindi c'aveva pure questo rapporto con... Preso anche un po' della smorfia, anche un Esatto. po'. Sì. E ci Una chiedono cosa che non... anche... Sì, Vabbè, dici. dimmi. No, dico, una cosa che mi piacerebbe fare è anche l'accoppiata alle Lorena e Luigi. Molti hanno chiesto, ma alle Lorena è molto difficile. Sì. Piacerebbe avere il vero alle Lorena, per carità, però. Io ho scritto una mail per venire qui, vediamo che Ah, succede. sarebbe bellissimo. E chiedono sempre in chat che ne pensi degli imitatori che legano la loro carriera a un solo personaggio, come Teo Teocoli con Celentano, per esempio. Ah, beh, Teocoli. Sì, in realtà ha fatto Celentano, è molto insomma la somiglianza fisica anche con Celentano, forse. Vero, sì. Può darsi, sì. Poi vabbè, lì c'è anche il trucco e tutto quanto. Ma è una scelta, non so, se ti trovi bene con quel personaggio, io allora avrei potuto fare la carriera solo contro Isi, oppure però non, già a livello fisico non ci somigliamo, quindi già sarebbe stato difficile. Non so, penso sia una scelta il fatto di trovarsi bene, talmente bene con quel personaggio. Che preferisci fare solo quello o due, tre, pochi? Penso che sia quello.
Io. Ti chiedono se è limitante, secondo te. Limitante, tutto attaccato. Imitante, ho No, visto. no, senza posto. Oh, esatto. Dovrebbe essere un bel gioco di parole. Sì, ma forse anche no, perché se riesci a esprimerti completamente con quel personaggio appieno, allora non è una limitazione. Va bene così. Cioè. Se invece hai bisogno di esprimerti con diversi personaggi, con diversi colori, hanno dovuto fatto colore. Mamma mia, che povero. Ah, però ci sono secondo te quei personaggi che perdono imitati solo in audio magari, per esempio tipo penso a Mugini, no? Con questi gesti molto... sì, de devi. Ecco, forse lì entra in gioco in questo caso il doppiaggio in questo momento, perché quando sei doppiatore sei un attore vocale, quindi riesci a creare il movimento anche con la voce. E questi movimenti che lui ha, per esempio, devi farli con la voce. Quindi magari puoi fingere anche a chi nell'ora, cioè far credere a chi ti ascolta che il personaggio, cioè glielo fai vedere, insomma, il Esatto. personaggio che si muove in quel momento, come si muove, facendo queste cose. Per esempio, io adesso lo sto imitando male, però. Poi dopo ti chiedo un'altra cosa riguardo questo, perché sempre Grinta mi chiede Tina Pica. Tina Pica. È difficilissima Tina Pica. Adesso non ce l'ho presente, però. Possiamo fare il gioco di prima del file, del file audio, Aspetta. imitazione in diretta. Io non ce l'ho, non mi ricordo più. Intanto, mentre la cerco, ti chiedo, se dovessi imitare Mugini dalla sala di doppiaggio, no? Faresti anche i movimenti? Sì, Anche se non ti vedono, insomma. un pochino sì. In realtà poi ci si muove poco. Però bisognerebbe muoversi molto a doppiaggio. Ci si può muovere poco perché devi muoverti stando attento, insomma, in un metro quadrato, quindi non puoi saltare, non puoi ballare, non puoi fare tutto quello che l'attore sta facendo in quel momento e di conseguenza non puoi muoverti molto, però devi muoverti. Certo. Quindi sì, farei magari dei gesti col braccio come li ho fatti adesso facendo perché accompagnano l'emissione vocale, quindi Esatto. anche le spalle come si stringono, per esempio quando fai pozzetto, no? Adesso io mi metto in questo modo, no? Abbasso le spalle, muovo così, muovo il corpo come lo muove lui, no? Diventa, cioè cambia l'assetto proprio. Esatto. Ti faccio sentire, aspetta. Poi ne passeranno 100, ma ti naviga. No, no, questo è un servizio. Pubblicità, aspetta un attimo. Che su YouTube non c'è molto. Cioè, ci sono servizi, cosa. Oh, ti ringrazio perché per questa ricerca. Una voce molto maschile, certo, Esatto. però molto bloccata dietro. Senti com'è così. Non so, sto provando a farla. Anche il modo di parlare molto asciutto, oltre all'accento napoletano, ovviamente. Esatto. Potrebbe essere una prova questa. Quando hai raffreddore, hai gli adenoidi. Senti come è tutto chiuso. E hai dei personaggi che vorresti inserire nella tua, diciamo, nel tuo bagaglio dei personaggi da imitare, da inserire in modo fisso? Prossimamente hai delle idee, insomma, questo ti chiedevo. Ma più che altro come idee, magari creare qualche format diverso anche sul web che riunisca un po' i personaggi. In realtà mi piacerebbe fare una sorta di spettacolo, insomma, qualcosa che li riunisca un po' tutti, creare una storia, che ancora non sono riuscito a fare, ancora non sono riuscito a pensare a questa cosa in maniera concreta. Un bel format era quello lì che vedevo che divertiva, era imitazione e doppiaggio, quindi doppiare mentre fai l'imitazione,
video proprio, quindi c'è Troisi, io imito Troisi, gli faccio dire altre cose. Quello era un'idea che avevo sviluppato, infatti avevo fatto diversi video. Sì, infatti ho visto. E ho visto che era divertente. E poi ti chiedo, prima di poi salutarti, che consigli, diciamo, daresti a un ragazzo che magari, sai, vuole fare questa cosa di professione, è bravino anche nelle imitazioni, queste cose qui, insomma, che consiglio gli daresti per approcciarsi a questo mondo? Sì, come imitatore o come doppiatore? Tutte e due, insomma. Tutte e due, sì. Beh, come imitatore assolutamente fare anche un po' di teatro, fare un po' di cabaret, insomma. No, tu mi parli proprio a livello tecnico, tu dici? Anche, insomma, come entrare in questo mondo, al di là della preparazione poi tecnica, cioè nel senso... Ma più che altro, beh, quello è un po' più difficile, come imitatore è un po' particolare, dipende come ti trovi, dove ti trovi. Adesso abbiamo molto il web, che è una grande utilità, perché comunque è una bella finestra dalla quale iniziare. Magari proporsi a delle radio, non so quando, innanzitutto acquisire delle sicurezze anche tecniche e allenarsi continuamente, insomma, poi anche una volta che lo pratichi a livello lavorativo, come si dice, impari più in fretta, perché poi facendolo, più che altro è quello, secondo me, è un po' più difficile, un po' più, perché non c'è una... come si dice, è molto di pancia la cosa, non... Certo. È molto... Invece nel doppiaggio o riesci o non riesci, quindi è diverso già dall'attore, è molto meritocratico, quindi innanzitutto fare addizione è la prima cosa in assoluto, devi essere un attore, perché ovviamente devi essere un attore, e poi sperimentare la sala di doppiaggio, le prime cose, imparare a essere degli attori, cioè il doppiaggio ti insegna a essere un attore vocale, quindi dopo l'attore devi restringere tutte quelle emozioni della voce, esprimerle solo con la voce, ecco, non più col corpo, quindi anche lì esercitarsi e lavorarci su, ma si può fare assolutamente, chi ha voglia, chi ha tempo, chi ha soprattutto costanza, che è la parola principale, perché bisogna essere costanti e lavorarci continuamente per poter affrontare la cosa, assolutamente. Poi ci sono delle difficoltà, ovviamente, ma difficoltà come ti fanno tutte le cose, certo. Giusto. Gli inizi per forza, anzi è una crescita continua, alla fine impari dagli altri, impari da te stesso, cresci come attore, cresci emotivamente, le cose che ti succedono nella vita ti fanno crescere, perché poi li vai a ricercare anche lì, un attore va a ricercare anche al di là del metodo Stanislavski, vai a ricercare anche quello che ti succede, l'emotività. No? Ok, allora prima di farti un'altra domanda che hanno fatto in chat, Rocco, se mi trovi una persona da raidare, mo che abbiamo finito, che così facciamo un altro raid pure qua, e chiede sempre Green Thumb, che ne pensi di Angelo Pintus come imitatore? Ma lui è molto bravo anche come mette i personaggi a livello di cabaret, a livello di spettacolo, è molto brillante, ecco, quindi sì, è un bravo comico anche, che poi bisogna essere anche quello, giustamente. Io mi baso molto sulla vocalità, però secondo me è un bravo imitatore, un bravo comico, ecco, insomma, un bravo uomo di spettacolo, lo okay. Posso definire. E mi aveva chiesto un mio amico se potevi fare un... ma mi faccia il piacere come alla Totò, insomma. Ah, Totò, che è un'imitazione che ho sempre affrontato in punta di piedi e non sono mai riuscito ancora. Quindi è proprio un classico, ma mi faccia il piacere. No, è molto... invece, ti devo dire la verità, non l'avevo sentita perché... l'hai fatta pochissime volte, infatti. Un paio di volte. Infatti, provato. Quando questo mio amico mi ha detto: mi raccomando, fammi fare, mi faccio il piacere di Totò. Infatti, ma perché l'hai imitato? Ho fatto, sì, l'hai imitato. E io non mi ricordavo l'avessi fatto, l'hai fatto pochissime volte. Infatti, però devo dire la verità, ti riesce bene.
Come si chiama questo suo amico? Non lo conosco. Giorgio lo conosco. Si chiama. Caro Giorgio, non l'ho mai fatto, lo faccio adesso. Ha capito? No, invece è identico, secondo me. E a questo punto io ti ringrazio e ti chiedo se puoi salutare tutti i ragazzi che ci hanno seguito come farebbe un personaggio a tua scelta. Vabbè, visto che ultimamente sto facendo tanto il tuo greggio, saluto tutti, siamo su Twitch, è sicuro, cioè, vedrà. Saluto tutti quelli che ci hanno seguito, ce la farete, vedrete che ce la farete, non ce la fate, plurale, plurale maiestatis. Alessandro, grazie di tutto, ci vediamo alla prossima live, forse chissà chi lo sa, salutiamo il maestro qui, Alessandro, arrivederci. Ciao Maurizio, grazie. Grazie a tutti, e adesso mi è rimasta. Ciao Alessandro, grazie mille, grazie a tutti, da me stesso. Aspetta che adesso... Ok.